che meraviglia! Non potevo non segnare quest'ultima puntata con il mio. Tu hai la Maria Giovanna, io Bruce, perché io sono follemente innamorata di Bruce Springsteen da prima che nascessi. Bruce, lui non lo sa, ma lui è il mio fidanzato. A me lo dice, quante comunque, persone lo sanno. Comunque, Big, stavamo dicendo che quando ascoltiamo questi... Chi è? Ah, sì. Chi è? Questi brani che sono... I mostri della musica. A me mancano le grandi folle, Big. Voglio tornare ai concerti, voglio tornare sui prati, voglio tornare a fare le attese lunghissime ai cancelli per cercare di entrare nel pit. Mi manca persino quello che mi fa la pipì sulla scarpa in un prato con 80.000 persone. Stai esagerando? E quello che ti vomita nel collo sì. non l'hai detto. Io mi mancano un concerto, le grandi... aspetta, che è Emerson, Lake and Palmer. Yeah. Uno mi ha visto, cantava come un matto, un ragazzo olandese, me lo ricordo ancora, ma ha vomitato nella... Bene, nel e queste collo. Sono soddisfazioni. Che soddisfazioni, ragazzi, eravamo in tanti, però era così che era bello. Mancano queste cose. Mancano, quando torneremo un'altra volta? Ma presto, fra 40-50 anni. Appunto, Big. No, speriamo che il Covid ci dia una tregua, ragazzi. Ma vogliamo leggere qualcosa o no? Ma sì, leggiamo. Tanto, cosa stai leggendo ultimamente, Big? Niente, guerra e pace di Fyodor Dostoevskij. Che per una fan accanita come me, io non avevo avuto il coraggio, per una questione mia personale, di leggere la biografia di Bruce Springsteen. Ah, non l'hai letta? Non l'aveva letta, adesso la sto leggendo. Ah, quindi sì, ti piace sempre di più? Sì. Allora andiamo sulle maten. Le maten. Bonjour, c'est maten. Nous avons les news delle maten. Le news, come si dice? Le notizie delle maten. Voilà, s'il vous plaît, je suis Catherine Danel. Sono ubriaco, perdono. Allora. E la Vanoni? Senti, io arrivato a questo punto, volevo dire a Gino Paolo che mi ha rotto le scatole. Eccolo. Va bene, io ti darò di più. Ornella, ti vogliamo bene. Lei mi fa fare sempre questa cosa. Sempre più cattaro. Io la devo mettere come suoneria questa tua performance. Adesso come faccio a dire le cose serie? Va bene. Puoi dire un po', pronto sono l'Ornella? Pronto? Sono Ornella, la più brava, la più bella. Hai finito? Oh, ok. Mi puoi chiamare col nome di Ornella? Edi, per piacere, mi porti il box della Cipri, grazie. Tariffe, giù strade. L'intervista del ministro De Micheli dice: al sud investimenti per 30 miliardi. La tangenziale di Napoli non sarà gratuita, ma il pedaggio sarà tagliato, quindi si paga da meno, almeno a loro dire. Io ho un bollettino qui, 12 nuovi positivi in Campania, ecco, sono 63 le persone in quarantena del campo Rom di Scampia, periferia nord di Napoli. Sono persone che hanno avuto contatti con persone risultate positive al coronavirus e per le quali è in corso l'attività di sorveglianza da parte dell'ASL di Napoli. La cosa bella che ci dicono, poi qualcuno dice, ma date solo belle notizie, se no sempre sto Covid. Ragazzi, ma se le notizie sono queste, non è che possiamo inventarci è stato debellato il Covid. No, purtroppo è così, ragazzi. Cerchiamo in qualche modo. Tu per tutte le auto... una cosa figa. Rutte. La tua proposta è impraticabile, dice Conte. Non possiamo fare questa cosa. Von der Leyen, Merkel, Macron e Michel trattano. La cancelliera dice accordo, purtroppo lo vediamo un po' più lontano. Ginecologia al frangipane, nessun medico al concorso. L'ASL di Avellino comunica che nonostante l'espletamento del concorso per l'assunzione di ginecologi da destinare al reparto di ginecologia del frangipane di Ariano Irpino, ad oggi nessuno degli specialisti presenti in graduatoria ha accettato l'incarico, pertanto l'azienda procederà con lo scorrimento della graduatoria degli specializzandi come previsto dalla normativa. Quindi non ci sono ginecologi. Big, come mai? Big, hai mai sognato di fare il ginecologo? No, perché ho paura di sta cosa. Di cosa? No, perché... Ma mobile, che mi fai dire delle cose recondite? Nel senso che il ginecologo, secondo me, è un lavoro... Tanto non scherziamo su questa cosa, sì. Però insomma, cioè, uno che vede le cose sempre in modo... pittoresco, ma perché mi fai questa domanda? Oh, se le vedi in altro modo, dopo un po' si stufa, siccome sì. non voglio stufarmi mai, ma già mi sono stufato. Vabbè, andiamo avanti. La lotta al Covid, come appunto vi dicevo poc'anzi, risale l'indice del contagio, ahimè. La media italiana supera l'1%, ora allarma anche il Veneto. L'inversione di tendenza preoccupa chiaramente la Lombardia.
ed ancora di nuovo fuori dai limiti, cioè il limite, se si arrivava all'1 avevamo dei problemi, adesso abbiamo superato almeno in qualche regione l'1. Torna a crescere il numero dei ricoverati, è il momento di essere prudente, dice il dottor Vezza. Sabato finisce l'effetto lockdown, ovviamente si riferisce al fiume, da tempo ormai nei corsi d'acqua dell'Irpino è finito l'effetto lockdown, non vale solo per il fiume Sarno, tornato un sorvegliato speciale, ma anche il fiume Sabato che negli ultimi giorni è tornato a essere interessato dalla famosissima schiuma bianca, a denunciarlo il comitato Salviamo la Valle del Sabato. E questo lo voglio dire a quei signori che hanno ricominciato a fare quelle cose, a sversare nei fiumi, 5-6 mesi fantastici come la Venezia e poi ricominciamo. Certo. Tanto di cappello a chi fa questa attività di sorveglianza, certo. In questo caso parliamo del comitato capitanato dal dottor Franco Mazza, quindi salviamo la Valle del Sabato, buon lavoro, così, continuate davvero. E stangate sti delinquenti ecologici. Allora, parliamo di Azzolina, che non è, Azzolina, che non è una che parolaccia, notizia. È il caso istruzione, la rivolta degli insegnanti. In classe, dicono gli insegnanti, non torniamo. Azzolina risponde. Aspetta, come non torniamo? Non torniamo, non vogliamo tornare, perché? Sei preoccupata per i bambini? Sì. No, nel senso che molti di questi istituti hanno dei problemi logistici e quanto altro. Azzolina risponde. Pronti a settembre, mi sembra un po' la figlia di De Luca, credo. Pronti a settembre. Per i sindacati non ci sono le condizioni per ripartire. Docenti e bidelli non bastano, ecco qual è il problema. In arrivo nuovi banchi singoli disegnati per massimizzare gli spazi nelle aule. Abbiamo un problema, dottoressa Azzolina, non è che è un problema di banchi, non abbiamo le aule! Va bene, scusi, eh? Sì, ma cerchiamo di organizzarci perché noi non ce la facciamo più di bambini. Cioè, tu parli da mamma. Io parlo da mamma disperata. Mettiamo una bella aula qui invece del il periodo di settembre. Sì, perché noi effettivamente pensiamo ai nostri piccoli centri dove magari le aule ci sono anche, ma... No, nei grandi centri c'è qualche problema, per esempio nel napoletano ci sono dei problemi. Nel casertano ci sono dei problemi. Ho parlato con un docente giorni fa, vabbè, ma andiamo avanti. Il delegato regionale Cascone sollecita i lavori, sto parlando della Lioni Grotta, l'opera è finanziata integralmente, ma adesso non ci sono più alibi, questi lavori che procedono avanti lentamente, quindi cerchiamo di darci una smossa, Biga è la tua da dire. No, io questo, adesso mi scappa per questa cosa, ragazzi. Stiamo dicendo che dobbiamo semplificare tutto. Non è che mettiamo un operaio con un box di cemento e fa il ponte lì. Noi siamo andati, io sono andato personalmente con degli amici a verificare se i lavori erano insomma in qualche modo iniziati. Sono iniziati, ma per un chilometro c'era un solo operaio e un altro che reggeva la carriola. Quindi è una presa per i fondelli, presumo. Ma non lo so come funzionerà, adesso non lo so, però insomma cominciamo a lavorare tutti quanti. Sti cantieri dobbiamo aprirli, portarli avanti. Bene. Devo dire qualcosa? No, Big, dobbiamo andare avanti. Volevo solo la notizia di Barcellona. Purtroppo, tra l'altro, un amico mi ha chiamato, un giornalista, Pietro, si chiama Pietro anche lui. Tutti Pietro sono i tuoi amici. Pietro Mendariz, è un giornalista della stampa lì, il Paì. Che saluto, non penso mi ascolterà in questo momento. Dice: purtroppo Barcellona sta avendo il problema del ritorno. Quindi stanno blindando tutta Barcellona, molti italiani che sono a Barcellona cominciano a telefonare le ambasciate. Per il momento ancora non c'è problema, però diceva il mio amico Pedro, probabilmente in questa settimana, se il contagio si alza ancora così velocemente, Andalusia e tutto sarà proprio chiuso, lockdown, sarà chiusura. E dopo questa nefasta notizia noi andiamo di nuovo in leggerezza. Chi va? Vado io, vai tu, il Fantozzi della situazione. Va bene, abbiamo salutato Frank Rick che ci manda l'abbiamo salutato. Ciao Frank, visto che oggi sei libero, non stai a lavorare. Ma non lavori, Frank, è uno che lavora. A lavorare, vienici a trovare. Lavora 50 ore al giorno, non so come fai, che hai un fisico, ma che ne so, vabbè. Riposati oggi, riposati. Ecco, ma ci ha risposto, ci ha detto, ma cancù, si può dire così. Va bene, allora io ho scelto un brano che è un po' il simbolo di determinati momenti particolari della vita di ognuno, anche i miei probabilmente, ma non solo, anche prima di me, perché parlo di un brano del 1972 e parlo di chi? Degli America. Quando parlo degli America, questo gruppo anglo-americano, si parla sempre di musica di qualità.
Cosa dire di loro? Il brano in questione è A Horse With No Name, pluripremiato singolo degli America, appunto pubblicato a fine 71, ma grande successo arrivò nel 72. Con accordi semplici questa canzone è diventata un po' il simbolo, come dicevo, del bien vivre, che suona, se pensate a una spiaggia, la sera intorno al fuoco, un gruppo di amici, una chitarra e chiaramente A Horse With No Name, America! Ragazzi, come dicono a Bergamo... First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Forse lo dico ancora, che dici? Ragazzi, vi ho portato sulla spiaggia. La De Michele subito ha malignato come al solito. Meno male, ha detto una cattiveria che non voglio ripetere, che mi ha fatto star male. Me l'hai servita su un piatto d'argento. Sì, vabbè, per quel piatto lo svuoto e te lo suono nelle tempie. Va bene, va bene. Erano gli America, A Horse With No Name, un cavallo senza nome. Questa è una canzone tipica, Big, per quando sì, appunto si va sulle spiagge di sera. Ma lo fanno ancora, lo sai che lo fanno ancora? Anche i giovani hanno riscoperto questa sorta di...